20 minuti io ho tutte le possibilità di salvarmi, tra virgolette, la faccia con un pareggio che possiamo anche dirlo, magari non lo meritavamo. Però a me la cosa che mi preoccupa maggiormente è l'atteggiamento di Rocky. Cioè, la munizione di Luis Alberto, come per dire la mancata munizione o il mancato, come si dice, richiamo al cazzotto di Albiol che ha dato, mi pare sempre, su Luis Alberto. Cioè, lì è malafede. È malafede perché poi tu ti permetti di strillare in faccia Su Correa. su Correa per qualsiasi per quella Cazzotto su entrata, Correa. no, ma anche su altri tipi di entrate. Poi comunque un cazzotto in bocca di Albiol, ma che non era fortuito, però può anche capitare. Tu non dici neanche a la strigliata o l'ammonizione che ha fatto su Zielinski mentre scalciava la palla. Questi sono tutti piccoli atteggiamenti che nell'andamento della gara mascherano un pochino la malafede di questo arbitraggio. Perché poi stamattina ci siamo sentiti in privato. È emblematico. La Lazio con questo arbitro ha subito 17 espulsioni. E la squadra che è stata che ha avuto più espulsioni in assoluto in tutta la carriera di Rocky. Poi dici, magari di due o tre espulsioni c'è differenza rispetto alle altre squadre. No, la Lazio ha subito da lui 17 espulsioni, mentre poi venivano Roma e Inter con 9-8, quindi più del doppio. Quindi una volta è casualità, due volte sono casualità. Poi alla fine questo arbitro ha un determinato tipo di approccio con la Lazio. Sì, anche perché, come giustamente hai ricordato tu, è una grafica di Lazio Page in cui si evince proprio questa cosa. Espulsioni combinate in carriera da Rocchi sulle principali squadre di Serie A. La Lazio è prima con 17, poi ci sono Inter, Roma e Napoli con 8, Torino 7, Milan e Atalanta 6, Cagliari Udinese 5. Quindi stride questo dato tra gli 8 e i 17. Non può essere solo frutto del caso, perché ci sono ben 9 espulsioni di differenza, è un dato proprio che è contrastante rispetto alle altre. Tant'è che Inzaghi poi l'ha detto a fine partita a Rocchi, non ce ne fai finire una in 11, quindi No, ma è vabbè, qui proprio stiamo vedendo la. l'atteggiamento, Antonio, che ti fa pensare male di questo arbitro. E poi, in quanto riguarda l'episodio di Acerbi, in entrambi gli episodi di Acerbi, a parte il primo, 9 arbitri su 10 fischiano il fallo dell'attaccante. Magari anche sbagliando, ma avrebbero fischiato il fallo dell'attaccante sul difensore. È la prima volta che vedo su un'entrata del genere che invece viene fischiato il fallo da parte di Acerbi, anche con un'ammonizione che sinceramente non era un fallo volontario, benché lui volesse dare la punizione a Napoli. Ma poi chiaritemi meglio voi determinate dinamiche, perché io su questo discorso del VAR ho smesso da un pezzo Di stargli di appresso. stare appresso, di cercare di capire bene come funziona. Perché scusatemi, sull'episodio di Acerbi è stato fatto rivedere anche in Moviola, a prescindere del fatto che nessuno del VAR gli ha detto: guarda, proviamo un attimo a vedere, perché ci può anche stare che la prende Acerbi, no, perché comunque è un'azione di gioco veloce, rapida, cioè ci può anche. No, no, non si va minimamente a vedere. Credo che su quello non possa intervenire. Aiutatemi Esatto. voi. No, non esatto. Su Su quello quello non possa purtroppo non può intervenire intervenire. una decisione che prende l'arbitro. No, credo che il Aspetta. VAR possa intervenire solo in caso di Solo scambio di su. persona, se un arbitro sbaglia ad ammonire uno al posto di un altro o espellere uno al posto di un altro, solo in Esatto. quel caso. Non c'entra niente nel gol e nel fuorigioco. Cioè, l'arbitro può anche intervenire su un fallo, no? E su una chiara occasione da gol, perché comunque se dai un No, fallo del in quel genere. caso, nei casi di falli, puoi intervenire Ok. solo per vedere se, diciamo, magari ecco, come è capitato l'anno scorso con Vesino in Inter-Juventus, che aveva ammonito e poi l'ha espulso dopo l'aver rivisto il VAR, perché può vedere se un fallo è da espulsione. Però Ma dal momento che dai un fallo. non puoi, però, nel senso, nel momento in cui prendi una decisione, quella è la decisione presa No, dall'arbitro. Purtroppo è controverso così. può essere rivista, perché comunque dal VAR possono comunque dire all'arbitro di andare a vedere l'episodio. Se l'arbitro conferma che per lui è così, No, è così. credo che in questo caso no, perché non Scusa, si ma tratta di sale un in check. episodio decisivo, cioè nel senso di un gol o qualcosa del Ah, genere. ok, allora Credo che sia se così. entriamo nel regolamento vuol dire che comunque sia determinati episodi si possono andare ad approfondire rispetto ad altri, che Esatto. comunque ieri è.
non nella partita di ieri, ma nel futuro della Lazio, perché comunque il cotto è che vai a affrontare la Juventus con Acerbi, un cotto che la vai a affrontare senza Acerbi, non cambia niente. La partita molto probabilmente sarà indirizzata lo stesso. Però diamine, perché questa squadra deve subire sistematicamente delle defezioni, non solo per colpa propria, ma anche per degli errori di altri, di terze persone, cioè non, ma è, io non è possibile. Trovo molto più eclatante quello che è successo col Torino, perché lì comunque l'episodio decisivo, ecco, il rigore, lì non c'è nemmeno proprio lo scrupolo di andarlo a rivedere col VAR. Si indica il dischetto in maniera perentoria così e si va, cioè Belotti batte il rigore, lì lo trovo proprio assurdo, perché il rigore si può riguardare invece, e lì mi viene la stranezza. Per quanto invece riguarda ieri sera, purtroppo il regolamento è questo, anche se poi oggi leggevo Gravina che diceva che comunque le squadre, successivamente in futuro sarà possibile che le squadre potranno chiedere due interventi del VAR sempre, a testa. Non so, è una possibilità, non lo so, no, poi quanto non è, non è neanche più l'episodio eclatante come facevamo l'altro anno, sono anche queste piccole cose che non sono piccole per niente, però ti ripeto, una munizione gratuita su Luis Alberto per un e magari durante la partita ce ne stanno 18. Però a lui glielo dai, la munizione di Immobile al 94esimo, tu glielo dai, perché poi, magari, un altro spunto per il nostro prossimo ospite, che comunque ha calcato in campi importantissimi a livello sia nazionale che internazionale, c'è anche la conduzione dell'arbitro durante una partita, può indispettire un giocatore. E beh, quindi chiaro, poi perdere la lucidità e comunque commettere degli errori, come magari l'ha messo Luis Alberto, poi magari l'ha fatto Immobile in passato, magari altri giocatori che hanno mandato a quel paese l'arbitro. Ma un determinato tipo di atteggiamento si ha soltanto con la Lazio, ma non è vittimismo, una volta, due, tre, ma adesso è un anno e mezzo che lo stiamo dicendo, quindi se c'è qualcos'altro dietro è pure ora che esca fuori, perché non è possibile che la Lazio deve pagare altre situazioni extra calcistiche, perché sanno, secondo me, che non gli succede niente facendolo con la Lazio. Non è una questione perché la vogliono affossare, perché sanno, tanto con la Lazio non mi succede niente se faccio sta cosa, mentre se lo fa con una squadra più importante il timore c'è. Allora, come dici te, l'indirizzo della partita non lo dà magari il rigore, come è successo col Torino. Indirizza una partita, si vede un po' più da quelle piccole cose, dalla ammonizione, da un determinato fallo fischiato o no, da un determinato tuo atteggiamento verso i giocatori, come ti poni verso di loro. Tu riesci a indirizzare una partita, e quello è importante poi nel corso della gara. Ma al di là della gara, del cammino che deve percorrere la Lazio, perché no, comunque perché la corsa alla Champions, penso che loro sappiano benissimo come indirizzare su certi binari una partita. Ma adesso non serve il rigore. No, ma adesso indirizzi proprio, stai indirizzando proprio la stagione. Cioè, in questi due anni, quello che dici tu è estremamente corretto, però quello che mi fa pensare ancora di più è che non indirizzano neanche più una gara, indirizzano proprio una stagione di una squadra, perché se tu mi vai a munire quando non c'entra niente un determinato tipo di giocatore in un determinato momento, quella munizione comunque ha un peso. Sì, sì. Ha un peso, e a lungo andare ne paghi le conseguenze, perché poi è successo anche l'altro anno, cioè una volta un episodio, una volta mi manca parole in una determinata partita, perché sì, poi allora dovremmo metterci a prendere tutte le ammunizioni di tutti i giocatori di tutte le partite. Noi magari, perché siamo estremamente tifosi su determinati aspetti, non ci soffermiamo più di tanto, però gli addetti ai lavori, se facessero un lavoro del genere, molto probabilmente poi ci sarebbe l'opinione pubblica che si muoverebbe maggiormente, perché poi dici stato sanno che se colpisci la Lazio non succede niente. Abbiamo come invocato a lungo, per tanto tempo, una figura come Diagonale, lui comunque bene o male ogni tanto ci mette la faccia, allora dobbiamo andare a cercare altro, dobbiamo trovare altri sistemi per comunque essere rispettati in determinate situazioni, perché se no poi ritorniamo sempre al solito discorso, che è anche un po' stancante e nauseante, del fatto che in determinate situazioni ci devono arrivare sempre le stesse realtà, perché portano flussi di denaro, movimento, budget, come
E io credo che sia proprio questo il discorso, non lo vorrei proprio decentrare dalla Lazio, credo che sia una cosa collaterale ormai, perché determinate squadre quest'anno, e una domanda che invece farò all'ospite successivo, non mi spiego come possano, oggi probabilmente, non so, domani c'è la chiusura per un affare importantissimo, a un mese dalla sentenza UEFA, dove doveva avere il blocco del mercato, ora rischia di fare un affare da 40 milioni di euro, cioè allora io queste cose qui mi viene da stranirmi forte, perché dico allora lì, perché queste certe squadre devono andare in Champions, perché? Perché devono rientrare in certi investimenti, allora lì mi stranisco io. E io mi preoccupo più di altre realtà che ne hanno ancora più le esigenze rispetto a... Attenzione, perché poi qui si scende poi in un determinato discorso dove l'opinione pubblica, dove i giornali, i mass media, sono, specie a Roma, sono bravi a distorcere la realtà. Vabbè, quello è da anni, non c'era bisogno della lotta Champions. È facile parlare come poteri forti quelli del nord, quando poi certe cose le fanno in realtà più vicine a noi, le percepiamo tutti i giorni, perché poi se dobbiamo entrare nello specifico, io non ho mai visto un arbitro andare a braccetto con un calciatore di Serie A, non ho mai visto un arbitro non rivedere un episodio clamoroso. Vogliamo parlare poi per non parlare di altri dell'altro anno, di quando comunque la Lazio offre un simbolo, un gagliardetto a un determinato arbitro e lo rispedisce al mittente. Sono cose assurde. Gli arbitri che non possono avere il profilo sui social network, e uno che conosciamo bene aveva con un nickname il proprio profilo su Facebook, su cui c'erano le foto di capitano di una squadra, un arbitro non può assolutamente di esempi distorti di questa categoria ce ne sono tantissimi. Esatto, noi non volevo dire che ad esempio le realtà del nord sono un conto e quelle più vicine a noi un altro, era solo per farti un esempio. Poi ognuno a modo suo, secondo me ci sono degli interessi in gioco che con la Lazio non ci sono, perché non investe quanto loro, perché non, magari non è ben vista come loro e quant'altro, e quindi tutte queste cose insieme fanno sì che poi ti ritrovi questi episodi però dal punto di vista economico quello che fanno determinate società ormai le fanno tutte tranne la Lazio, cioè certi giochi economici li vediamo da tutte le squadre, non soltanto da quella che dal Milan, perché tanto si è capito stavamo parlando di quella che doveva stabilizzare, c'era stata l'Inter, ma sono degli escamotage, certo, da Roma stessa, su cui puoi aggirare il fair play finanziario, che come misura va a colpire ben poco, come abbiamo visto nel corso degli anni pure delle squadre straniere. Poi però magari possiamo anche i mezzi per eluderlo, è quello che fanno pure poi le squadre italiane colpite da fair play. Poi magari noi ce la possiamo prendere con il nostro presidente, perché invece è troppo, da quel punto di vista è troppo preciso e troppo fedele al regolamento, però non può essere comunque colpevolizzato. Sì, la soluzione a questo qual è quello che possiamo far noi, quello che può fare la società. L'unica via di uscita che vedo è quello che possiamo far noi, andare allo stadio e riempire lo stadio. Quello che può fare la società è rinforzare la Lazio a tal punto che poi comunque diventi sempre più predominante pure nel calcio italiano. Ognuno deve fare il suo nella Lazio, perché tanto lamentarsi non serve a niente. Ce lo diciamo tra di noi perché è giusto, ma non è un lamento. Quello che diciamo di ieri, soprattutto dalla partita di ieri, non è che ci stiamo lamentando dell'arbitro, stiamo dicendo dacci quello che ci spetta, ossia le due ammonizioni di Acerbi, non erano due interventi di ammonizione, quindi ci aspettava che Acerbi stesse in campo per 20 minuti e te ce l'hai levato. È questo che diciamo. Certo, sì, perché poi non lo sappiamo se la partita poi la Lazio l'avrebbe poi pareggiata. Perdevi 3-1, sì, ma fammi giocare in 11. Sì, certo, sì, quello si dice. Perché nel senso dare quello che il componente spetta, deve fare il suo, come Inzaghi deve fare il suo, magari con un determinato modulo tattico, perché quella la Lazio che abbiamo visto al primo tempo è stata un po' troppo rinunciataria di fronte alle seconde linee del Napoli. Quindi 45 minuti regalati magari da Inzaghi, 20 minuti regalati da Rocchi, e quindi alla Lazio ha giocato 25 minuti, i 25 minuti in cui è entrato in campo Correa nel secondo tempo, e la Lazio è sembrata trasformata e sicuramente migliore quella del primo tempo. Certo, non era difficile fare peggio il primo tempo, anche perché
La cosa più brutta che ho visto ieri sera è stato nel momento delle azioni del Napoli, lo scollamento che c'era tra la difesa e il centrocampo. Il Napoli arrivava troppo facilmente in possesso di palla e godeva di ampi spazi una volta superato il centrocampo. I difensori della Lazio si trovavano sempre i centrocampisti e gli attaccanti del Napoli in corsa e in velocità, senza che fossero contrastati adeguatamente. Quella è stata una cosa che nel primo tempo si è ripetuta più e più volte, e quella era... è stato un errore grande su cui per tutto il primo tempo non si è posto rimedio. Rimango del pensiero che tutto dipende poi dall'assetto di una squadra che secondo me è diventata anche fin troppo prevedibile, magari poi si entrerà più su